Si è fatto questo speech tre anni fa, tre anni fa ero qua al marketer, se ho parlato con Dario Vignali, non ho fatto il mio speech. Se l'avessi fatto vi avrei parlato di quanto è figo fare lo youtuber e di quanto poco serva per creare la propria community. Basta raccontare la tua vita, fare dei video e in qualche modo ce la fai. Questo era vero tre anni fa ed è quello che mi è successo. Eh, la mia storia è molto semplice, io ho, avuto, ho praticamente vinto la lotteria. Perché mi sono appassionato di YouTube nel momento preciso in cui bisognava appassionarsi di YouTube, in cui c'era poca competizione, in cui appunto bastava fare qualche video e piano piano la community arrivava. E quindi io, inizialmente per caso, ho creato il mio canale YouTube, ho iniziato a lavorare grazie a questo, collaborando con le aziende e mi sono ritrovato con il lavoro dei sogni in mano. Ho vinto la lotteria. Ed è questo che vi avevo raccontato tre anni fa. Il problema è che in questi tre anni sono cambiate un sacco di cose. In questi tre anni sono passati trent'anni, in realtà, a causa della pandemia, e ora. Più o meno, ragazzi, tutti ci sono arrivati che serve fare video. Praticamente la maggior parte delle persone che conosco, anche quelle che magari pensavano solo al calcio qualche anno fa, adesso fanno i TikTok, ok? Più o meno, specialmente la generazione Z che adesso ha 20 anni, okay, quindi è nativa, ce la fa, ci arriva che bisogna fare i contenuti, sa come farli, ok? Non c'è più quella barriera dei boomer che non ci arrivano e quindi noi abbiamo quel vantaggio. Per cui c'è molta più competizione. In contemporanea. Io lo scorso anno ho aperto un'agenzia che si chiama Flatmates e fondamentalmente fa la stessa cosa che fanno quelle agenzie con cui io da youtuber mi interfacciavo. Okay? Io da youtuber lavoro con le aziende per guadagnare, in mezzo ci sono delle agenzie che facilitano questi rapporti. Ho aperto Flatmates e sono stato costretto ad avere un punto di vista un po' più largo, un po' più ampio rispetto a quello che avevo prima. Prima ero uno youtuber e basta, pensavo solo al video seguente da fare, pensavo solo alla mia vita da youtuber, schifavo per esempio TikTok. Per esempio, io nel 2019 sono stato nella sede di TikTok a Shanghai, la tipa di TikTok italiana mi dice, fai TikTok, ti spingiamo, funziona. E io che ero così contro TikTok non li ho fatti. Ok, comunque un cretino, perché praticamente l'avessi fatto e adesso non è... Cioè, ero, proprio, ero fantastico, ricchissimo, non lo so, non è vero. Comunque, il punto è che, aprendo Flatmates, mi sono aperto al mondo delle aziende, ho scoperto che comunicare non significa solo fare video su YouTube e ho dovuto capire un sacco di cose in più. E mi sono piano piano accorto di un processo molto particolare. Mi sono accorto che fino a qualche anno fa la maggior parte delle aziende non erano creator, non sapevano comunicare. Questo era scontato, ok? Per me era scontato che un ragazzo come Pietro Michelangeli, ok, con Due soldi, tira in su un canale YouTube e in poco tempo diventa il canale numero uno di finanza personale in Italia. Ok? Do per scontato che sia un ragazzo a farlo e che non sia una banca che ogni anno fa milioni di utile e quindi potrebbe farlo con la mano sinistra, bendato, ballandolo la samba, non lo so. Eppure non lo fa la banca, lo fa, fa Piero Michelangeli perché è un ragazzo, perché è nativo, perché non è un boomer e tutte quelle cose che tre anni fa avevano senso. Mi sono accorto che non è più così. Mi sono accorto che esattamente come tutte le persone hanno capito. Che bisogna fare contenuti, che bisogna investire nel proprio personal brand, questo ormai l'abbiamo capito, è scontato. Anche le aziende hanno capito che sì, è figo collaborare con i creator e con gli influencer, ma è ancora più figo diventare creator e influencer. Tant'è che noi con FlatMates facciamo questa cosa? Aiutiamo una banca, per esempio, abbiamo aperto un canale YouTube e loro sono chiesto di parlare come un creator, ok? Facciamo i format degli YouTuber. Mentre prima il canale di una banca magari è un, non lo so. Una serie di advertising che non fa, cioè magari hanno un milione di views solo perché hanno fatto le ad, ma non è un vero canale, è un deposito di schifo. Adesso un sacco di, di, di aziende stanno capendo che devono fare contenuti. Sta succedendo invece un altro processo nel mondo dei creator. I creator si sono resi conto che se vogliono vivere a lungo termine devono diventare delle piccole aziende, devono professionalizzarsi. Un esempio: quando io ho iniziato YouTube Ancora prima del 2013, proprio quando io ero ancora un fan, i numeri uno su YouTube al mondo erano gli Smosh. Le conoscete? Qualcuno le conosce? Esatto. Adesso non le conosce quasi nessuno, sono praticamente morti. Quasi nessuno le conosceva, quasi nessuno ha le mani. Eppure dice, cavolo, erano i numeri uno dieci anni fa e adesso sono delle nullità rispetto agli altri. Com'è possibile? Non hanno saputo rinnovarsi? Non ho saputo diventare, come dire, delle piccole aziende. Gli Smosh, se adesso andate su YouTube, li trovate, sono un canale YouTube. Ma sono un canale editoriale che è stato venduto a, una, a un grosso gruppo. Questo grosso gruppo è stato fondato da altri due youtuber che si chiamano Rat and Link. Li conoscete? Forse no. Vabbè. Ratten Link sono nati durante lo stesso periodo degli Smosh. Hanno creato il loro show e a differenza degli Smosh, piano piano, hanno assunto degli autori. Hanno affittato i loro studi, hanno creato delle rubriche dove Rete Link non, non erano necessari e sono sopravvissuti. E sopravvivendo hanno comprato anche altri progetti territoriali, tra cui poi gli Smosh, che erano i numeri uno al tempo. Questa roba, come dire, questa roba succede anche in Italia. Noi non ce ne rendiamo conto, ma piano piano. Gli youtuber, che una volta erano solo ragazzini come me che per caso diventavano famosi, tra virgolette, costruivano una community, adesso sono dei progetti pensati. Per esempio in Italia conoscete, conoscete Will? no? Will è un progetto nato da zero, un progetto editoriale, è stato venduto quest'anno a Cora Media, 5 milioni, qualcosa del genere. Geopopop, canale che è cresciuto più velocemente in Italia quest'anno. Geopopop è un canale che parla di, di attualità. Fatto quasi un milione di iscritti quest'anno, sembra un canale come tutti gli altri. In realtà GeoPop fa parte di un gruppo editoriale che si chiama Ciao People. Quindi è solo comprato. E Ciao People è anche l'azienda che ha i The Jugal. Voi lo sapevate, i The Jugger non sono come dire, dei normali youtuber, del normali canali YouTube, ma no, fanno parte di una grossa azienda che si chiama Ciao People, che è la stessa azienda che ha fanpage. Stiamo notando che ci sono aziende che fanno shopping di youtuber. Ok? Succede in America e succede in Italia. Questo perché è un vero e proprio business model. Pensate, quanto potrebbe fatturare, fatevi, non potete dirmelo voi, ma fatevi il calcolo a mente, quanto potrebbe fatturare, secondo voi, un canale di cucina? Ok, uno dei top canali di cucina in Italia, su YouTube. Non lo so, se io dovessi pensarlo adesso direi qualche centinaia di migliaia di euro. Se proprio gli... Ho scaricato le visure, sono pubbliche le visure delle aziende in Italia, si pagano tipo 5. A. Ho scaricato la visura di fatto in casa da Benedetta, cara amica, 3 milioni di fatturato nel 2021, 2 milioni di utile. È chiaro che non è un normale youtuber, ok? Ha messo su un impero, ha messo su una, una grande azienda. Voi dite, vabbè, un caso isolato. Andrea Caleazzi, scaricato la misura, 3 milioni di fatturato, 2 milioni di utile anche lui. Anche lui, chiaramente, non è più un normale youtuber. Siamo di fronte a una transizione. Una transizione in cui i ragazzini si trasformano in progetti editoriali. E le aziende si vogliono trasformare in creator. E sono tutti alla ricerca dello stesso bottino. Ah, vabbè, qualche esempio, scusate, era l'esempio di prima. <ride> e sono tutti alla ricerca dello stesso bottino, che è la community. Ok? Io la mia community l'ho creata per sbaglio. Come ho detto prima, sono stato veramente, ho avuto una botta di culo pazzesca. Ok? Sì, mi sono impegnato a tutto, ma io non è che sapevo che dovevo creare la mia community. C'era qualcuno che sapeva che la community ha un valore inestimabile. Adesso lo sanno tutti, prima non lo sapeva nessuno, perché è un valore inestimabile, piccolo ripassino dell'ABC, fare advertising è sempre più difficile, ci sparano advertising da tutte le parti, c'è una roba che si chiama banner blindness, cioè che se io vedo una pubblicità, la schippo, neanche la registro nel mio cervello, questo cambia se a parlarmi è una persona di cui mi fido, se a parlarmi è un amico, se a parlarmi potrebbe essere un influencer che ha la propria community. Quello è il valore della community, avere delle persone che si fidano di te, che amano il tuo brand. E che, per cui è molto più facile vendere. Ok? Ci sono arrivati prima i ragazzini, adesso ci sono arrivate le aziende. E tutte convogliono in un'unica cosa, praticamente: che è scale il progetto editoriale. Cioè, uno youtuber che autonomamente andava in giro a fare i vlog, li montava da solo la notte, ha capito che deve assumere un videomaker, un autore, eh, chissà quanta roba, per professionalizzarsi, anche l'azienda che pensa solo al proprio business model ha capito che ha bisogno di, come dire, il proprio progetto editoriale, che è una roba strutturata. Mentre qualche anno fa io non avrei mai potuto dire Will Bush ha venduto il canale a Mondadori, perché un ragazzo è Will Wush non è che si può vendere, come io non potrei mai vendere il canale. Cambia quando inizia a dire il progetto editoriale di Will Wush. ok? Will Wush adesso ha la sua praticamente media company, anche lui fa i suoi contenuti. Adesso è molto più pensabile. Perché? Perché c'è struttura, perché c'è un team e perché ci sono dei processi. Cioè un conto è essere, avere il guizzo creativo una volta, un anno, due anni di fila. Un conto è avere nero su bianco i processi che ti portano a fare i contenuti creativi. Questo però è molto costoso al momento. Con Flatmates noi ci interfacciamo con un sacco di clienti che si scontrano proprio con questo problema. Eravamo nella sede di un cliente l'altro giorno che, un cliente molto grande che si affida anche ad altri fornitori, e fondamentalmente ci fa vedere un video di 30 secondi, un video di advertising di 30 secondi e io per curiosità gli chiedo ma quanto vi è costato questo video? Perché io nella mia testa ho pensato io lo faccio per 500 euro. E lui mi ha detto 30.000 euro, che è il prezzo standard dell'agenzia, che sì, paghi un premium perché sono affidabili, e sono molto grandi, eccetera, eccetera. Però 30.000 euro per un video di 30 secondi. Per cui se vi fate qualche calcolo, un video di 10 minuti a settimana, che è quello che dovrebbe fare un canale YouTube per 50 settimane, sono 15 milioni di euro all'anno, che sono un sacco di soldi da spendere per un progetto editoriale, forse è un po' troppo, io non ce li ho 15 milioni da spendere. Come fare? Quando costa troppo un progetto editoriale? Se sono uno youtuber e mi devo espandere, o se sono un'azienda e voglio, come dire, costruire appunto la mia community? Il dream team, dream team eh, io quando mi faccio le mie, le mie pippe mentali da solo e penso a queste cose e non so come si chiamano le cose, mi invento i miei termini da solo, che capisco solo io. Uno di questi è il dream team, cioè io ho passato tutto l'anno, lo scorso anno e quest'anno, a cervellarmi per capire come faccio a gestire sia Flatmates sia il mio canale YouTube senza mollare nessuna delle due cose. Il mio tempo è limitato, io sono una giornata, se prima tutto il mio tempo era dedicato a YouTube e adesso è metà e metà, è chiaro che io non posso avere le stesse performance su YouTube e infatti il mio canale ne ha risentito. E per questo io sono rimasto male e ho pensato, cazzo, io non voglio che il mio canale ne risenta, voglio avere le stesse performance degli scorsi anni senza perdere tempo perché ho bisogno di dedicare il mio tempo a flatmates. E così ho capito che chiaramente, ovviamente, banalmente la soluzione è delegare e costruire il proprio team. Però qual è il minimo indispensabile? Per creare un progetto editoriale. Qual è proprio il minimo di quel team, che, di quelle cose che vanno fatte per forza, quindi spendendo il meno possibile, però per scaricarsi di lavoro e avere qualcosa che funziona. Chiaramente non dobbiamo delegare tutto, poi se a noi piace uno di questi ruoli, facciamo uno di questi ruoli, o comunque ci, ce l'aggiustiamo. Io vi dirò adesso: oh scusate, ho sbagliato. Io vi dirò adesso dei ruoli, una persona potrebbe coprirne tre, uno, tutti quanti, insomma. La cosa fondamentale, di nuovo la BC, chiaramente è partire da quello che è il proprio argomento. Quindi se io sono un'azienda di integratori, magari vi parlo di fitness, vi parlo di alimentazione, magari voglio creare il mio progetto che parla appunto di una di queste cose. Tra l'altro, fun fact, mypersonaltrainer.it, sito molto figo, vi capita sempre su Google, qualche anno fa era del gruppo Banzai e sono venduto insieme a Giallo Zafferano al gruppo Mondadori per 60 milioni. Altro shopping. Comunque, a parte questo, il green team, la prima persona che serve è un autore. Che se il Marcello di tre anni fa del Marketers del 2019 mi ascoltasse mi prenderebbe a pugni in faccia perché la parte autoriale è la più bella ed è quella che contraddistingue gli youtuber, quelli, quelli sinceri, quelli genuini. No? Cioè io da Marcello di youtuber non, penserei mai, non avrei mai pensato di relegare la parte autoriale perché tutto ciò che ho, io racconto la mia vita che la faccio scrivere a qualcun altro la mia vita? In realtà si può fare, non far scrivere la mia vita ma farmi aiutare nella parte autoriale. Stessa cosa per un'azienda, voglio aprire la mia che parla di integratori, mi serve un autore. Che vuol dire un autore? Vuol dire una persona appassionata dell'argomento di cui dobbiamo parlare, ma non per forza esperta. Perché in realtà la maggior parte delle informazioni su internet già esistono. Esistono già su YouTube, se vogliamo essere pigrissimi, esistono nelle riviste, esistono nei libri. A noi serve una persona che sia molto brava a cercare cose su Google, sia molto brava a trasformarle in un testo e che abbia il dono della sintesi. Ok? Ci serve un ragazzo bravo, appassionato Giovane perché deve conoscere il linguaggio dei social, ok? Lo dico specialmente alle aziende che devono capire che profilo assumere. Quella è la base, è un autore, ed è un autore in senso largo, quindi è una persona che ricerca, che sintetizza, che scrive, che rielabora. Dopodiché ci serve chiaramente la star, ci serve la persona che fisicamente realizza i contenuti, che parla, il viso, il volto. È uno scoglio di molte aziende perché chiaramente, se vado in una banca e gli dico che devo aprire un canale YouTube dove c'è una persona che parla, chi è che parla? Il boss? I manager? Il, lo stagista appena arrivato. Ma se io sono, come dire, pagato per fare trading in una banca, mica mi metto a fare anche video su YouTube, non sono pagato per questo. Dovete assumere una persona che è pagata per questo, solo per questo. Poi serve una persona che gestisce la produzione, le riprese, il video e il montaggio. E qua non vi servono per kill. Qua non dovete pagare la casa di produzione che vi fa pagare 30.000 euro a video. Qua vi basta una persona che sta a piediare TikTok. E Basta una persona che può fare video col telefono, che li sa fare bene, che li può montare dal computer in tre secondi e non vi serve una casa di produzione gigantesca. E questo apre anche il mercato a un sacco di professioni nuove. Mentre prima una casa di produzione, appunto adesso si fa pagare un sacco di soldi, stanno nascendo case di produzione specializzate in contenuti brevi, in contenuti col telefono, in contenuti live. Per esempio, vado in un evento. L'azienda mi chiede di fare delle stories, dei video, dei reel, le faccio sul momento. Sono un creator. Sta nascendo una professione nuova che è quella dei creator per le aziende. Ci sono delle aziende. Una di queste è italiana, si chiama Vedrai, la trovate su TikTok. Il TikTok di vedrai è pazzesco, è un'azienda che si occupa di intelligenza artificiale e ha assunto un TikToker per fare i TikTok. È una figata pazzesca. Quindi, queste sono le tre figure: un autore, un volto e un editor. Uno youtuber è tutte queste tre cose e non può fare altro. Se vuole fare l'imprenditore, non ce la fa. Un'azienda fa l'azienda e ha bisogno di queste tre figure. Può assumere un solo creator che fa tutto, o se vuole scalare, fa, come dire, eh, assume un po' di autori, un po' di, di volti e un po' di editor. Perché iniziare ora? Allora, voi direte: sì, ma questo è un discorso molto complicato, e se voglio fare milioni, eccetera, eccetera. Il problema, il problema è che tre anni fa io non vi avrei detto questo, io tre anni fa vi avrei detto volete spaccare? Fate un video al giorno, Montemagno diceva questa roba qua, volete spaccare? Fate un video al giorno, non importa che video, non importa quanto è lungo, non importa dove lo mettete, un video al giorno, perché era facile, poi dopo la pandemia tutti si sono accorti del Santo Grado, dei contenuti eccetera, eccetera, adesso è più difficile, fra tre anni sarà impossibile. Questo è l'unico momento in cui potete individuare delle nicchie, degli argomenti interessanti, proporvi un'azienda. Per creare un progetto territoriale, creare il vostro progetto territoriale e venderlo e ottenervelo, lavorare con altri creator, entrare in squadra con altri creator, perché ora è sdoganato che sia un business, ma siamo ancora all'inizio. Ho fatto questo speech solo per raccontarvi tutte quelle cose che ho imparato da creator in quest'ultimo anno in cui ho fatto sia l'imprenditore che il creator e che mi hanno, da un lato, pugnato al cuore, ma dall'altro mi hanno fatto imparare anche un sacco di cose. E quindi spero che vi siano stati interessanti, insomma, spero che siano stati interessanti. Grazie, Grazie. mille.